Pensi di far parte anche tu della Rat Race e non essere pienamente felice della tua vita? Sono Stefano Montana, creatore del sito web montanabusinessonline.com. In questo video andremo a vedere esattamente perché chi ha problemi di business ha in verità problemi personali. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. This legacy. E benvenuti ragazzi, Stefano Montana qui per voi in questo video speciale in quanto andremo a parlare della cosa più importante che dovete avere nella vita, nel business, in qualsiasi cosa, in qualsiasi relazione, ovvero il mindset. Il mindset, ovvero il settaggio della vostra mente, di come vedete le cose, di cosa fate, cosa non fate, ok? Tutto dipende principalmente da voi, dalle vostre scelte e da quello che fate, ok? E da come lo pensate. Quindi volevo mostrarvi e andare a vedere insieme questo video, ok? Che è veramente fatto bene e dal senso profondo di felicità, e poi andremo a collegarci al discorso del business. Quindi iniziamo subito parlando della happiness, felicità. È partito. Rat Race, corsa dei ratti, corsa del ratto. Vedete qua, un bel topolino che si va ad unire a tutti gli altri, quindi diciamo questo è un senso un po' filosofico di come tutti sono uguali a tutti quanti. Una bella musichetta sottofondo. Ed è questa la metro di Roma alle 7 di mattina. Esattamente come Ratti. Proprio io non so come sia possibile fare una cosa del genere tutte le mattine per anni, però c'è gente che lo fa, ragazzi. Che vi devo dire? Ed è qui tutte le pubblicità, come le video, preme sulla pubblicità, come noi siamo diventati comunque prodotti praticamente. La felicità, tutti diventano la felicità. Qualsiasi brand ti promette felicità, un po' come tra virgolette succede anche adesso, ok? Ogni prodotto, ogni pubblicità, ogni sponsorizzata del marketing ti riferisce comunque a qualche vantaggio correlato alla felicità. Questo è il Black Friday, che in America in America veramente succede così, cioè è successo, ci sono anche video su YouTube, la gente si ammazza per si mena per un televisore. Poi il topolino felice ottiene la sua Ferrari, però a un certo punto si accorge che non può andare da nessuna parte e quindi da felice che era cade giù e ritorna triste, poverino, che è comunque schiavo della società, questa è la metafora. Adesso che succede? Si rifugia nell'alcol perché comunque la macchina non bastava. Absolute happiness. E si ubriaca. Questo anche fa vedere come le persone comunque non gli interessa assolutamente nulla di lui. Infatti è così che la gente di te non gliene frega niente, a meno che non puoi tornargli utile. Quindi anche questo fa parte della felicità. E si rifugia nelle droghe dopo l'alcol. Vedete, adesso è felice perché ovviamente la droga ti rende felice. Dipende anche quale, però in generale questa è la metafora. Vedete come vola, è felice, però ovviamente l'effetto finisce e giustamente ritorna alla vita reale. Vita reale che ovviamente fa schifo. Che succede? A quel punto deve ripartire da zero. Prova a inseguire questi 100 dollari, ok? Ovviamente i soldi fanno parte
della società, quindi ci troviamo a inseguire questi soldi che dovrebbero portare alla felicità. E appena riusciamo ad arrivare ai soldi, tac, rimaniamo completamente schiavi e paralizzati dalla società. Quindi questo è un po' il senso del video che andremo ad analizzare. Molto bello il video, vi consiglio di andarlo a vedere senza io che parlo di sottofondo, magari vi piacerà di più, non lo so. Quindi, ritornando al discorso della felicità, questa felicità, ok? Questi soldi che fanno la felicità, è vero o non è vero? È vero o non è vero? La verità sta nel mezzo, ok? Dipende. Che vuol dire i soldi fanno la felicità? Ovviamente è inutile che iniziamo a fare discorsi banali. Tu sei felice con i soldi? No, non sei felice con i soldi direttamente. Sei felice grazie alle cose che i soldi possono comprare, ok? E questo si è capito, lo sanno tutti quanti. Quindi, senza dire cose banali, ok? Ma queste cose che tu vuoi comprare, ok? Ti servono veramente o sono loro che hanno comprato te? Quando compri un oggetto, quindi è una felicità apparente, una felicità a lungo termine, breve, che tipo di felicità è? Cosa veramente ti rende felice di quell'oggetto? O comunque tu veramente hai bisogno di quell'oggetto per essere felice? Ok? Questa è la domanda che devi farti, prima di tutto. Secondo, c'è l'aspetto puramente economico, nel senso che i soldi ci servono, soprattutto a meno che non andate a vivere in mezzo alle foreste con i koala e mangiate canne di bambù, ok? Avete bisogno dei soldi, su questo non ci piove. I soldi servono per sopravvivere, ok? Nella società di oggi, specialmente in Italia, ok? Dove sì, ti fanno credere che la sanità pubblica è gratis, cose del genere, sì, sarà pure gratis, però dipende. Se magari hai bisogno di fare dell'analisi, aspetti mesi e cose del genere. Comunque, tralasciando il fatto da in qualsiasi paese, ok? Tu hai bisogno di soldi per vivere, sopravvivere e comprare le cose, ok? Ritornando al discorso della salute, la salute è la cosa più importante perché senza la salute tu non saresti qui, ok? Se tu muori domani, non te ne frega niente dei soldi, ok? Di tutte le cose. L'importante è la salute. Quindi, primo step, salute. La salute però ha un costo, ok? Se tu stai male, devi curarti. Se tuo figlio o tua figlia sta male, la devi curare, lo devi curare. Se tua madre, tuo padre, qualsiasi membro della famiglia, un amico, un'amica, voi avete bisogno di soldi per curarli, ok? Siete felici dentro una casa vostra? Ovviamente sì, dipende poi dai casi, se conviene comprarla o affittarla, quello è un discorso finanziario che faremo più avanti. Tuttavia, i soldi servono, quindi voi avete, tu parlo proprio direttamente a te, tu hai bisogno di soldi. Su questo non ci piove, non esiste i soldi sono il demonio o i soldi non servono, fanno la felicità, è una cosa che va oltre perché tu hai bisogno di soldi. Ok, arriverà il giorno che dovrai pagare molto di più qualsiasi cosa e tu avrai bisogno di soldi. Quindi, prima di tutto, non sono i soldi a darti la felicità, è la tranquillità che i soldi ti danno, ok? La tranquillità di poter fare quello che vuoi da quando ti svegli a quando vai a dormire, ok? È quello il potere dei soldi. Non sono i soldi in sé, ah, ti piacciono i soldi, stai attaccato ai soldi. No, è semplicemente un fatto oggettivo. Che i soldi fanno parte della nostra società, della nostra vita, ok? Quindi è per questo però che dobbiamo analizzare come questi soldi vanno fatti, come devi farli e perché devi farli, ok? Quindi quello che fai ti rende felice per ottenere questi soldi? Perché i soldi abbiamo detto li devi fare, ok? Ma quello che fa il tuo lavoro, come il topolino, sei felice ad andare al lavoro ogni mattina dentro la metro, tutto attaccato, o fare un lavoro che non ti piace, cioè tutti i giorni della tua vita per 40 anni, 50? In Italia proprio la pensione non ne parliamo che non esisterà più, cioè non prenderete la pensione, quindi state tranquilli. Soprattutto
soprattutto se hai iniziato adesso a lavorare. Quindi quello che fai tutti i giorni della tua vita ti rende felice? Ok, detto che abbiamo tutti bisogno di soldi, ok, l'abbiamo capito, lo ripetiamo. Il tuo lavoro ti rende felice? Cioè, tu sei felice in questo momento lavorando, facendo tutti i giorni, spendendo praticamente più di metà giornata del tuo tempo a disposizione, perché tutti quanti noi abbiamo 24 ore, 8 per dormire, 8 in teoria e 16 libere, ok? Quindi la maggior parte delle persone spende più di 8 ore al lavoro e quindi più di metà del proprio tempo a disposizione, che è limitato, ok? Non è infinito, non viviamo per sempre. Quindi la vita tua, la tua vita, che ne hai solo una, è esattamente come la vuoi? Esattamente come la vorresti? Dovresti rispondere da solo, ok? Chiuditi in una stanza, chiudi gli occhi e rispondi dentro di te, perché cioè è inutile che dici sì, no, no. Tu devi essere l'unica persona alla quale andrai a mentire è solamente te stesso o te stessa. Quindi fatti questa domanda da solo, da sola, in una stanza, ti chiudi gli occhi. Senza nessuno, completo silenzio, ti chiedi dentro di te se quello che stai facendo tutti i giorni della tua vita veramente ti soddisfa, ti dà un senso, ti rende felice. Ok, non lo stai facendo solo per i soldi, ok? Questo è fondamentale, perché se voi non riuscite a capire, se tu non riesci a capire questa cosa dentro di te, allora veramente tutto il resto non ha senso, ok? Scoprirai che come il topolino, tutto andrà. Se non stai seguendo uno scopo, una vita, o stai facendo tutto questo solo per i soldi, alla fine non andrà bene, ok? Ti ritroverai come il topolino incastrato in ufficio, là con appunto la trappola per topi che viene azionata appena toccano 100 dollari. I soldi, il minimo per sopravvivere, ovviamente no. Lui, quel topolino stava inseguendo comunque 100 dollari, che alla fine ottiene, ok? Quindi magari voi lavorerete tutta la vita, otterrete un minimo di pensione e cose del genere. Devi essere onesto al 100% con se stesso, se sei veramente felice della tua vita, se vuoi andare avanti così, se vuoi cambiare, perché le possibilità ci sono, lo ripeto, ci sono una marea, ok? Specialmente online, in quanto online tu puoi creare qualsiasi tipo di business, qualsiasi, non serve manco che crei, puoi anche creare il prodotto, puoi anche vendere prodotti di altri, ok? Toccando qualsiasi tipo di persona online, ok? Quindi non serve nemmeno che. Adesso il mondo sta cambiando, quindi è già cambiato a dire la vita, però sta cambiando in maniera radicale da un punto di vista negativo, e quanto riguarda il lavoro in generale, ovviamente la disoccupazione aumenterà sempre di più, ok? Come sta accadendo in Italia, ma in tutto il mondo, non solo per via dei robot e tutte e cose del genere, però in generale perché ci sarà sempre. Cioè, sarà sempre più gente, ok? Siamo ormai 7-8 miliardi, cose del genere, e giustamente il lavoro sarà sempre più automatizzato, ci sono sempre più persone, capite bene che la disoccupazione un po' aumentare. Quindi, ritornando al discorso del lavoro, non sarebbe meglio per te fare qualcosa che ti piace, avere denaro? Quindi guadagnare soldi che ti permettono ovviamente di vivere, sopravvivere, e comunque ti danno la possibilità di avere una vita come vuoi tu, ok? Indipendente da qualsiasi azienda, da qualsiasi stato, da qualsiasi comunque entità finanziaria, ok? Sei solo tu ad essere padrone o padrona della tua vita, ok? Tutto questo discorso principalmente è fatto prima di tutto per entrarti dentro la testa, nei tuoi appunto sentimenti più profondi, che magari molte persone è come se stessero dormendo. Lo capisco anche che nella società, quando uno cresce in questa società, ti dicono ok, liceo, università, lavoro, sono orientati per tutta la vita anche dai genitori, soprattutto dai genitori, che ti dicono fai questo, vatti a laureare e trovati un lavoro, ok? Ma in tutta la tua vita, ok? Tu sei sicuro
Sei sicura che vuoi fare quello? Ok? Questo discorso generale sulla felicità, sul topolino, sul video, tutto quanto, è farvi capire che alla fine le persone che non hanno successo nel business, nella vita normale, principalmente perché hanno problemi personali, ok? Perché non sono pienamente soddisfatti di quello che stanno facendo, di come lo stanno facendo, prenderanno sempre decisioni sbagliate perché le persone hanno problemi personali e non problemi di business, ok? Quindi, prima cosa che dovete risolvere sono i problemi con voi stessi e successivamente, appena avete capito veramente quello che dovete fare nella vita, iniziate il vostro business online preferibilmente, ecco, ovviamente non avete problemi di affitto, di spazio, di persone, ok? Potete tranquillamente lavorare da casa con un computer, connessione internet e toccare, ok? Andare a contattare direttamente qualsiasi persona, qualsiasi tipo di prodotto. Quindi rendetevi conto della possibilità che abbiamo oggi e ragazzi, prima di tutto risolvete i vostri problemi, risolvi i tuoi problemi personali. Altrimenti nel business fallirai per sempre, ok? Ti garantisco che almeno l'80% del tuo business, di quello che stai facendo, guadagnando con il tuo business, è relativo alla tua soddisfazione nella vita privata, nella tua felicità complessiva e di come affronti i problemi quindi quotidiani, ok? Nel business ci saranno una marea di problemi tutti i giorni, più si scala, quindi più tu vendi, più grandi sono i tuoi risultati, più i problemi aumenteranno, ma li affronterai in una maniera molto diversa. Più vendite, più grandi saranno i tuoi valori, più grandi saranno i tuoi risultati e più grandi saranno i tuoi problemi di business, ok? La vita reale è così. Mi dispiace dirtelo, ma è così. Non ci sono scorciatoie, sarà sempre una salire e scendere nella vita in generale. È così, il tuo business è soltanto una rappresentazione, ok? Diretta della tua vita, dei tuoi problemi personali, di come affronti la vita, di come affronti i problemi. I problemi personali, appunto, sono un moltiplicatore dei tuoi problemi di business. Quindi, se tu sei felice, sei già felice, comunque soddisfatto, quando andrai a affrontare i tuoi problemi di business anche nella vita, li affronterai in una maniera totalmente diversa, con un'altra visione della vita. Comunque sarai più disposto a tirare fuori gli attributi e affronterai i problemi nella maniera giusta, ok? Non nella maniera sbagliata. Quindi questo può sembrare semplice, ma fidati, non lo è, perché lo devi capire fino in fondo. Ragazzi, il video è terminato, io spero che ti sia piaciuto, vi sia piaciuto e è stato un po' un video un po' appunto più sul mindset che, ripeto, è la cosa più importante da avere. E senza il mindset non andrete mai da nessuna parte, avrai sempre problemi che si accavallano, non riuscirai a farli, a superarli, avrai sempre, sempre, sempre una energia negativa addosso che non ti permetterà di andare da nessuna parte. Quindi, ragazzi, il video è terminato. Ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche di YouTube per rimanere sempre aggiornato su tutti i miei video. Mi piace, condividete a più non posso. Qualsiasi domanda, ragazzi, sotto giù nei commenti, come sempre. Adesso voglio sapere da te se sei soddisfatto o soddisfatta al 100% della tua vita e se i tuoi problemi di business li affronti nella maniera giusta o sbagliata. Al prossimo video. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy.